Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il telegiornale di Teletruria e apriamo parlando di un argomento che torna domani in Consiglio Comunale. Un'interrogazione presentata dai consiglieri di Scelgo Arezzo porta l'attenzione sui progetti inerenti al passaggio della Due Mari nel tratto aretino. Sentiamo. Si torna a parlare della Due Mari dopo una stasi mediatica assai lunga. Pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente il progetto definitivo per la realizzazione delle quattro corsie della E78, in particolare riferimento al tratto San Zeno-Arezzo. Questo prevede la costruzione di due bretelle a due corsie in due direzioni. La prima che dal tratto della E78 va verso il raccordo dell'autostrada del Sole e l'altro che dalla stessa arteria principale va in direzione della regionale 71 Umbro-Casentinese. Per attivare questo serve verificare la assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di queste due strade di collegamento nel comune di Arezzo. Le varie tavole di progettazione sono state depositate a partire dal mese di settembre scorso. L'istanza è datata 14 novembre 2022 e la scadenza per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini interessati era fissata un mese dopo, ovvero il 14 dicembre. L'argomento sarà il centro di una interrogazione presentata dai consiglieri di Scelgo Arezzo per sapere se di questo ne è stata resa partecipe la cittadinanza interessata. Il passaggio in questione è uno dei più delicati da anni, tiene tutti con il fiato sospeso. Sicuramente un tema interessante che animerà il Consiglio Comunale di domani. Ora la cronaca, 1 anno e 10 mesi per Antonio Di Stazio, la guardia giurata che era alla guida del furgone che venne trafugato nella zona dell'autogrill di Badia Alpino. Il fatto risale all'11 luglio del 2016, Di Stazio era sul furgone che stava trasferendo delle verghe d'oro appena uscite da una ditta della zona, ma invece di essere consegnate al suo legittimo destinatario sparirono nel nulla. Il furgone venne ritrovato in una zona a poca distanza dall'azienda, ma del metallo prezioso nessuna traccia. Di Stazio, che si costituì a Lucca, sempre negato ogni addebito, lo Stato lo ha perseguito anche a livello fiscale, visto che non aveva mai dichiarato quello che avrebbe rubato. Non si spegne l'eco dell'aggressione all'undicenne al parcheggio Cadorna di Arezzo, vediamo. 11enne picchiata alla Cadorna, proseguono le indagini della squadra mobile di Arezzo per dare un nome agli aggressori. Stando ad indiscrezioni ci sarebbero già nomi di alcuni ragazzini che sarebbero stati riconosciuti dal video che circolava sui social. Sulle indagini però vige il più stretto riserbo da parte della squadra mobile. I partecipanti all'aggressione, scaturita da un presunto chiarimento su messaggi scambiati dalla ragazzina con un quindicenne, sarebbero tutti minori, sebbene di qualche anno più grandi dell'undicenne. Secondo quanto raccontato dalla madre, la figlia sarebbe scioccata, tanto da non voler uscire di casa. E sempre a detta della madre, proseguirebbero anche i messaggi ironici su Instagram nei confronti della ragazzina accusata dal branco, peraltro quasi del tutto sconosciuto alla famiglia della vittima, di aver raccontato bugie. Ancora senza esito le ricerche del cittadino tedesco scomparso da 3 settimane nella zona di Pietralavata, arrivate anche unità cinofile delle Fiamme Gialle, sentiamo. Dov'è finito Klaus Schulzer? Proseguono senza tregua le ricerche del 53enne tedesco, scomparso ormai da 20 giorni nella non certo facile zona di Pietralavata, un'area di mezza montagna al confine tra le province di Arezzo e Siena, collocata nel lato orientale del comune di Arezzo. Da giorni lo stanno cercando i carabinieri che si sono avvalsi della collaborazione dei vigili del fuoco, di volontari del soccorso alpino, della Croce Rossa, dei cacciatori delle locali squadre del Cinghiale e da oggi anche di una unità cinofila della Guardia di Finanza giunta appositamente su input del comitato che fa riferimento alla prefettura. Quando una persona scompare si attivano delle procedure ben definite, visto che il protagonista di questa misteriosa vicenda non è nemmeno italiano, il commissariato delle persone scomparse avvia contatti con il paese di origine, in questo caso la Germania, per capire se possono esserci dei rapporti con
congiunti e nella terra di origine. Da quello che trapela, lo Schulzer avrebbe solo la madre che risiede in terra tedesca. Per la cronaca non è possibile ancora sapere per quanto tempo le ricerche andranno avanti. Questa decisione spetta solo all'apposito comitato che fa riferimento alla prefettura. Veniamo ora alla sanità. 8 posti letto in 2 grandi spazi realizzati appositamente per pazienti con gravi patologie respiratorie e il nuovo reparto intensivo della pneumologia diretto dal dottor Raffaele Scala. 8 posti letto all'ospedale San Donato destinati all'UTIP, l'unità di terapia intensiva polmonare diretta dal dottor Scala. Siamo andati a vedere come sono stati sistemati i nuovi 8 posti letto contemplati in spazi ad hoc e più funzionali per medici e pazienti. L'unità di terapia intensiva polmonare è già attiva ad Arezzo da molti anni e però fortunatamente, grazie alla disponibilità di fondi, è stato possibile modernizzarla, quindi avere una struttura che veramente è all'avanguardia, con 8 posti letto che sono distribuiti in maniera tale da facilitare poi anche il lavoro dell'equipe medica, soprattutto anche infermeristica, e poter dare assistenza a pazienti che sappiamo sono pazienti che hanno bisogno di assistenza respiratoria, dispositivi di assistenza principalmente non invasivi, quindi con maschere, con caschi e con alto flusso, e anche pazienti tracheostomizzati, dove è fondamentale la rapidità di intervento nel caso in cui si modificano i parametri vitali. I risultati che si ottengono nel lavoro di reparto, di UTIP in particolar modo, sono sempre risultati che vengono ottenuti da un'equipe, e se nell'equipe ci sono anche giovani, questo certamente è una linfa vitale per nuovi stimoli, per ricerche. E abbiamo anche la fortuna, lo dico con orgoglio, anche di avere molti specializzandi che vengono da altre università in Toscana e fuori la Toscana, che vengono qui a formarsi, danno il loro contributo, e quindi per noi è importante che venga riconosciuta Arezzo come un punto di riferimento anche per questa parte di specialità medica. Adesso ci occupiamo di una nuova truffa INPS. Sono molti i contribuenti che rischiano di perdere denaro. Vediamo. Nuova truffa INPS dei 715 euro. In questi giorni l'INPS sta allertando i cittadini su questo nuovo tipo di truffa che ha già fatto molte vittime. Anche in questo caso si tratta di phishing. Nella mail truffa viene detto al presunto fortunato contribuente che sono stati soddisfatti i requisiti e le condizioni per recuperare l'importo di 715 euro sulle tasse e i contributi versati nel 2022. Il finto INPS dice però di aver provato ad accreditare la somma tramite bonifico bancario senza riuscirci ed invita il malcapitato a fornire i dettagli per il bonifico. La raccomandazione, come sempre in questi casi, è di non cliccare mai sul link e non fornire alcun dato. L'INPS, ricordiamo, non invia mai messaggi di posta elettronica contenenti allegati da scaricare o link cliccabili, proprio per evitare questo tipo di situazioni a rischio. Nel dubbio, comunque, allertare sempre le forze dell'ordine, in particolare la polizia postale. Autonomia nella scelta dell'autocarrozzeria in caso di incidente. È stata approvata all'unanimità una mozione in Consiglio regionale. Garantire al cittadino automobilista il diritto a scegliere l'autocarrozzeria da cui far riparare l'auto dopo un incidente. È quanto chiede una mozione del Partito Democratico che vede primi firmatari i consiglieri regionali Lucia De Robertis e Vincenzo Ceccarelli. Il documento impegna la Giunta ad agire anche mediante la Conferenza delle Regioni nei confronti del Parlamento e del Governo. L'atto, presentato in Consiglio regionale, è stato approvato all'unanimità dall'Aula. L'autonomia nella scelta della carrozzeria è disciplinata da disposizioni normative del 2017, che però, secondo le associazioni di categoria rappresentanti le imprese di autoriparazioni, non risulta pienamente applicata. La legge dell'agosto del 2017 che questo prevedeva, però purtroppo ci è stato segnalato da più parti, in particolare dalla Confartigianato Toscana, e hanno messo in evidenza che poi le compagnie assicurative poi alla fine ti mandano dove, con le carrozzerie convenzionate o quelle che loro indicano. Invece c'è la possibilità per tutti noi di scegliere liberamente la carrozzeria nel quale far riparare la macchina. Credo
crediamo che questo diritto è stato fatto in ordine alla semplificazione, crediamo che se le leggi esistano vadano fatte rispettare. Chiediamo al governo che intervenga anche eventualmente con un altro provvedimento legislativo. Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Confartigianato Carrozzieri Toscana, Roberto Carria, che ha definito l'approvazione all'unanimità della mozione un risultato fondamentale. E stamani è stato sottoscritto un accordo tra Coldiretti e AISA per l'uso del compost prodotto a San Zeno, dove sono in arrivo anche altre novità. Parte un nuovo servizio per gli associati Coldiretti, cui viene messo a disposizione il compost proveniente dalla linea verde 70 dell'impianto di AISA. Un'operazione amica dell'ambiente e vantaggiosa per gli addetti ai lavori. Aiuta anche le tasche, perché ovviamente il compost che distribuiamo è gratuito ed è anche gratuito tutto quello che faremo accanto alla distribuzione, quindi tutta una serie di analisi per verificare la sua funzionalità e l'aumento della sostanza organica del terreno in termini anche di temporali abbastanza lunghi. Cercheremo di lavorare anche sul prossimo quinquennio per capire cosa succede utilizzando questo compost. Peraltro è un compost che è già stato utilizzato dai vostri associati, è un compost di vera qualità. Esatto, sì, è di gran qualità, lo stiamo utilizzando in maniera, diciamo, negli anni scorsi così un po' estemporanea, adesso gli stiamo dando una razionalità, un'organizzazione, un'organicità. Le novità su San Zeno non terminano qui. Verde 70 produrrà anche biometano, quindi dal biodigestore di testata avremo anche del biogas. Tutto ciò che cos'è? Tutto ciò a livello di sequestro di CO2 corrisponde in ragione di anno a un bosco da 30 ettari ed è per questo che la cintura arborea che stiamo mettendo in questi giorni accanto a Verde 70 si chiama Bosco Fratino, proprio per ricordare l'importanza della riserva integrale di Sasso Fratino, dove l'humus, lo strato di humus, raggiunge anche l'altezza di un metro, mentre nei nostri terreni sono pochi centimetri. In attesa del faccia a faccia tra governo e categorie cresce la preoccupazione tra i sindacati per la situazione legata al blocco del superbonus. Sul tema netta è la posizione di Gilberto Pittarello della CISL Aretina. Prima del superbonus le imprese edili in provincia di Arezzo erano 313 con 1.343 operai e un totale di 1.778.154 ore lavorate per una massa salari complessiva a quasi 20 milioni di euro. Con il superbonus l'incremento è stato notevole, arrivando a 406 imprese per 1.910 addetti con un monte ore di oltre 2 milioni, raddoppiato il monte salari. Tutto questo rischia di implodere. Il responsabile del settore di costruzione della CISL auspica una revisione del decreto adottato. Noi chiediamo invece che venga ripristinato l'accessione del credito, lo sconto di fattura per le categorie meno abbienti, cioè per i redditi bassi. Un operaio che mediamente ha uno stipendio annuale che va dai 15.000 ai 25.000 euro non potrà mai portare in trazione questi importi, quindi significa dare la possibilità sempre ai ricchi di poter, come ha fatto finora, di poter riqualificare il proprio immobile e, tipo le case popolari che non hanno beneficiato ad oggi ancora di questo strumento, rimarranno così. Quindi è un problema che dobbiamo risolvere, ma soprattutto succederà quest'anno che i nuovi lavori non partiranno. Abbiamo stimato un 4% di lavori che verranno fatti da stime nazionali e anche qui nella nostra provincia, per cui corriamo il rischio che un settore strategico per l'economia, che è stato volano dell'economia anche territoriale aretina, perché poi si porta dietro nell'indotto imprese e altri lavoratori di altri settori, rischia veramente il collasso, il tracollo. Il liceo Redi di Arezzo ha intitolato l'aula di biomedicina alla memoria di Roberto Lorentini, medico aretino che perse la vita nella tragedia dell'Aisel. Perse la vita a 31 anni esercitando la professione che aveva scelto dalla prima liceo. Roberto Lorentini, medico aretino, una delle vittime della tragedia dell'Aisel, si era salvato da una prima carica degli ultras britannici, ma decise di tornare indietro per salvare un bambino ferito, scelta che gli fu fatale. A 50 anni dalla maturità della classe che Roberto ha frequentato, il liceo Redi ha intitolato l'aula di biomedicina alla sua memoria con una cerimonia che si è svolta alla presenza delle autorità civili e sportive e dei familiari. Noi abbiamo desiderato questo momento
non soltanto perché il dottor Lorentini sia stato studente della nostra scuola, ma perché il messaggio che lui ha dato di generosità, di altruismo, venga impresso nei cuori e nelle menti dei nostri studenti. Gratitudine è stata espressa dalla famiglia di Roberto con la moglie e i due figli presenti alla cerimonia. Da oggi il laboratorio di biomedicina avrà al suo ingresso una targa nella quale viene ricordata la medaglia d'argento al valor civile di Roberto Lorentini, e per i ragazzi può essere il punto di partenza, leggendo quella targa, per scoprire e conoscere la storia di Roberto, che è anche un pezzo della storia della città di Arezzo. Sono 50 anni che abbiamo finito il liceo scientifico, quest'anno questa ricorrenza, noi come gruppo di amici cerchiamo di ricordarcelo e di viverlo anche oggi dopo 50 anni. La cerimonia è stata preceduta da un incontro in Aula Magna di Io ti rispetto, progetto di educazione civico-sportiva che ha avuto come testimonial il rugbista aretino Jacopo Bianchi, giocatore delle Zebre di Parma e della Nazionale. Al via i lavori per il restyling della sezione egizia del MAEC, ne dà notizia l'assessore alla cultura e vice sindaco di Cortona Francesco Attesti. L'investimento del comune del 30%, ovvero 57.000 euro, mentre la regione verserà l'altro 70%, pari a 132.000 euro, per un importo totale di 189.000 euro. Un'operazione importante, sottolinea Attesti, che va a valorizzare la già nutrita collezione egizia del MAEC, meta di visite di turisti e di studiosi. Adesso un'intera giornata dedicata a realizzare un murales per dire no alla guerra. L'iniziativa in piazza San Jacopo, organizzata da Rete Aretina Pace e Disarmo, con il contributo delle associazioni. Un omaggio alla pace con un murale che viene costruito dalla mattina alla sera, una iniziativa che come rete avete organizzato insieme alle associazioni per sabato prossimo. Sì, saremo in piazza San Jacopo, la rete Aretina Pace e Disarmo è formata da una quindicina di associazioni aretine e quindi è in piccolo l'immagine del movimento per la pace molto più ampio italiano che va sotto la denominazione di Europe for Peace, che è questa coalizione di tantissime associazioni della società civile. Noi abbiamo fatto 4 iniziative in questi mesi e quindi cerchiamo di dare voce a quella parte della opinione pubblica italiana che pensa che dobbiamo fare di tutto per far finire la guerra, quindi questo è l'obiettivo, questo è il messaggio: cessate il fuoco subito, un negoziato e una conferenza internazionale di pace. Questo è il manifesto nazionale che in questa occasione, a un anno dall'inizio della guerra, è anche la bandiera del movimento europeo, insomma, non siamo soltanto italiani. Auto si ribalta sulla provinciale all'altezza di Cadicio, non si conosce la dinamica dell'incidente, ma dalla foto si desume che il ribaltamento dell'auto sia stato provocato da un fatto di grande impatto. Una donna di 87 anni che era al volante del mezzo è stata liberata dai vigili del fuoco e trasferita dai mezzi di soccorso all'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Il traffico è stato bloccato e ha subito inevitabili rallentamenti. Si torna a parlare di ipotesi accorpamenti nelle scuole. Nel territorio cortonese il Partito Democratico ha chiesto spiegazioni sull'Istituto Signorelli e l'Istituto Vegni. Una nota del PD di Cortona apparsa sui social ha scatenato la risposta dell'ufficio scolastico e di alcuni presidi del territorio. La nota si riferisce alle ipotesi di accorpamento degli istituti che si potrebbero profilare dall'anno scolastico 2024-2025 con il parametro di un dirigente scolastico ogni 900 alunni. L'indicatore dei 900 alunni, ha spiegato il provveditore di Arezzo, Roberto Curtolo, è un divisore che serve solo per individuare il numero dei dirigenti scolastici sul territorio regionale. Tale indicatore dovrà tenere conto di parametri correttivi non ancora resi noti. Il dimensionamento scolastico, prosegue Curtolo, è esclusiva competenza della Regione Toscana. Qualunque illazione in merito a presunte volontà o tipologie di aggregazione è ad oggi assolutamente sconosciuta a questo ufficio e non trova alcun fondamento, conclude Curtolo. Il PD cortonese si chiede quale sarà il futuro di Signorelli e Capezzine, mettendo sul piatto l'ipotesi di accorpamento tra Capezzine e Convitto Nazionale. Su questo abbiamo chiesto spiegazioni
comunicazione ai dirigenti scolastici. La nostra scuola, l'Istituto Vegne, e so anche l'altro istituto, il Signorelli, e la mia collega sta facendo un ottimo lavoro, stiamo lavorando per rafforzare le scuole in modo che non ci siano problemi di numeri e nel caso del Vegne per recuperare completamente l'autonomia, in modo che la scuola possa avere una prospettiva forte futura. Siccome io sono il dirigente del convitto di Arezzo e il dirigente del Vegne, credo di essere l'unica fonte attendibile su questa notizia, che è una fake news. Mi meraviglia che sia nato un dibattito su Facebook, ma incredibile. Forse si dovrebbe dibattere su altre questioni più serie. Questa è una fake news, non lo so dire in altro modo. Cresce il numero delle grandi imprese che adeguano la loro missione aziendale a obiettivi di beneficio comune. È il caso di Safimet, operante nel settore del recupero e affinazione metalli preziosi, che ha adeguato il proprio statuto aziendale fra le priorità del nuovo percorso, lo status di società benefit, la valorizzazione del capitale umano, l'impegno per contenere gli effetti del cambiamento climatico e il sostegno agli enti del terzo settore. Voltiamo pagina, l'affinatore di formaggi castiglionese Andrea Magi ha ricevuto un riconoscimento dalla Regione Toscana dopo essersi aggiudicato il secondo posto ai World Cheese Awards 2022. Non è la prima volta che riceve un premio internazionale. Andrea Magi, fondatore dell'azienda De Magi Formaggi, premiato con la targa dell'Assemblea Toscana. Ha portato nel mondo il nome della Toscana. Tradizione e innovazione si tengono insieme e davvero sapere che un'azienda toscana produce uno dei formaggi migliori al mondo ci dà il senso di quanto sia ancora più importante continuare a sostenere realtà produttive che hanno bisogno di sostegni pubblici e di vicinanza da parte delle istituzioni. Il World Cheese Awards è un concorso annuale. Su 4.400 formaggi provenienti da oltre 90 paesi, con il nostro Gorgonzola DOP che non produciamo noi, ma viene prodotto ovviamente nella DOP, nella zona DOP, quindi in provincia di Novara, lo abbiamo iscritto e siamo arrivati secondi dopo un Gruyère che è della Svizzera. Le banconote nei lager, una mostra a Casa Bruschi, ce ne parla Liletta Fornasari all'interno della rubrica In Galleria. Le banconote della Shoah, storie di denaro nei campi di concentramento, è il titolo della mostra visitabile fino al 30 aprile presso la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi e curata da Franca Maria Vanni. Un modo interessante per non dimenticare e aggiungerei per ricordare, un modo appunto che vede anche il recupero da parte della Fondazione Ivan Bruschi di una parte del patrimonio di carta moneta, il secondo appuntamento che essa ci offre, e questo si collega a una collezione aretina molto particolare che è quella dei fratelli Bistoni, che già a partire dagli anni 70 hanno iniziato a raccogliere le banconote dei campi di concentramento. La mostra è divisa in sezioni, ha proprio come punto di partenza le banconote sopravvissute della Prima Guerra Mondiale. Dopodiché nelle varie sezioni si raccontano episodi diversi e fondamentale è quella dedicata all'operazione Bernard, che è il nome in codice di una operazione di contraffazione di banconote avvenuta all'epoca. Un progetto presentato al terribile generale Heydrich, il responsabile del Dipartimento Centrale per la Sicurezza del Reich, per una massiccia produzione di banconote false al fine di far aumentare l'inflazione e di distruggere il sistema economico inglese. È un progetto che ha avuto realizzazione nella baracca 19 del campo di concentramento di Sachsenhausen a nord di Berlino, dove erano stati riuniti 137 ebrei e sono stati appunto costretti sotto minaccia a eseguire questi lavori. La mostra è anche accompagnata da fotografie, quindi nel suo insieme diventa davvero un modo, non voglio dire insolito nel senso assoluto, ma sicuramente molto interessante per il ricordo.
E chiudiamo questa prima parte del nostro telegiornale con gli appuntamenti di questa sera, subito dopo le notizie sportive Newsline. Dentro la notizia, in questo appuntamento, un focus sulle problematiche del Parco Venezia di Arezzo, al termine 9:10 a cura di Luigi Alberti, e poi la serata proseguirà con Arezzo Noir, al termine sportivamente con Andrea Lorentini e Riccardo Buffetti. Ed è tutto per la prima parte del nostro telegiornale, vi lascio alle notizie sportive, grazie per averci seguito, un buon proseguimento su Teletruria.